Secondo voi esiste una condizione migliore per mostrarvi qual è la situazione neve? Secondo me no. Basta soltanto vedere il sole alto nel cielo, la visibilità perfetta e i panorami mozzafiato. Ecco dove siamo, a Livigno. Approfittatene per fare una foto con lo splendido panorama che trovate alle vostre spalle. Il sole dei giorni scorsi continuerà a splendere alto nel cielo anche per la prossima settimana. Le temperature saranno assolutamente piacevoli e si aggireranno attorno ai 3 gradi sopra lo zero. Approfittatene per una giornata sugli sci, a piedi, a cavallo o comunque all'aria aperta. Quando uscite di casa non dimenticate 2 cose assolutamente importanti: la protezione per le labbra e la protezione per il viso. Il riverbero della neve a 2500 metri di quota è molto forte, ma proteggendovi eviterete scottature. Oggi ci troviamo all'interno della schiera a Mottolino e nello specifico siamo sulle piste della seggiovia Monte Sponda. Come potete vedere il terreno è di difficoltà rossa, ma essendo così ampio si appresta benissimo per tutte le difficoltà, che siate intermedi, principianti o anche avanzati. E molto presto saranno pronte anche le 2 attrazioni, il border cross e il chilometro lanciato. Vi terremo aggiornati su questo sito. E siccome è quasi ora di pranzo, per oggi ho deciso di portarvi al rifugio Camanel. Andiamo a dare un'occhiata. Siamo all'interno del rifugio, dove per poter mangiare potete scegliere fra la paninoteca, la terrazza panoramica con birra e galletto, o il pasta house, che si trova al piano di sopra in un'atmosfera decisamente più intima. E ogni giorno, dal lunedì al giovedì, sulla terrazza del rifugio Camanel, l'animazione insieme a tutti i locali di Livigno. E per coloro che continuano a chiederci informazioni riguardo all'impianto Cassana, ecco a voi alcune immagini di qual è la situazione attuale. L'impianto è quasi pronto, entro 2 settimane dovremo essere in grado di aprirlo. Continuate a seguirci sul nostro canale. Per questa settimana sono 2 gli appuntamenti da non perdere. Il primo, il Race Cup on Ice, che si terrà presso il lago di Livigno. Una gara di rally insieme a personaggi famosi della televisione e dello sport italiano. Mentre presso lo Snowpark Mottolino, sempre questo weekend, si terrà il Quicksilver e Roxy Radar, la competizione per ragazzi da 8 a 14 anni. Un appuntamento entusiasmante dal quale potrebbero nascere nuovi campioni. E con la festa del rifugio Camanel io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!